annunciato un po' in fretta e furia prima delle 3, la Gamescom di Colonia è stato il vero palcoscenico per scoprire nel dettaglio il nuovo capitolo, il quarto, di The Sims. Ecco la nostra video anteprima. La prima grande novità di The Sims 4 è la realizzazione di un vero e proprio sistema emozionale per i nostri sim, in cui tutto è conseguenza delle emozioni. Ogni sim vive e prova in ogni momento degli stati d'animo più o meno forti, che hanno effetto sui comportamenti e sull'interazione con gli altri personaggi e gli oggetti. Meccaniche queste che permettono di vivere un'esperienza di gioco più dinamica e divertente, in cui si vengono a creare storie e relazioni con tante differenti sfumature. Anche l'ambiente è capace di influenzare lo status emotivo. Se si è depressi e si entra in una stanza arredata male o con un gusto cupo, si diventerà ancora più depressi. Le emozioni influenzano poi le attività che si possono svolgere e il modo in cui vengono svolte. Inoltre, i nostri sim si possono anche alzare con il piede sbagliato ed essere di cattivo umore per tutto il giorno, conferendo un ulteriore tocco di realismo. Per la prima volta sarà possibile creare gruppi sociali, ovvero gruppi di conversazione composti da 3 o più persone che daranno vita ad interazioni diverse e a conversazioni che coinvolgeranno tutti i sim contemporaneamente. Provate a raccontare una barzelletta e tutti i personaggi di quel gruppo aumenteranno il loro livello di felicità nello stesso momento. Altra interessante novità è il multitasking, ovvero la possibilità di svolgere più azioni simultaneamente per movimentare ancora di più la vita dei nostri personaggi. Anche l'editor è stato pesantemente rivisto, ora è molto più potente e permette di creare sim praticamente di tutte le razze con una somiglianza sbalorditiva con le persone reali. Oltre ad una minuziosa manipolazione fisica, ogni giocatore ha la facoltà di scegliere il tipo di personalità per il proprio sim e stabilirne obiettivi di vita e pensieri. Tra le varie scelte da fare ci sarà anche quella della voce e del tipo di camminata del nostro sim, che potrà essere allegra, altezzosa o spavalda per sottolineare ulteriormente il carattere e l'emotività. Tutti i tool dell'editor ci consentiranno di creare infiniti sim diversi, garantendo allo stesso tempo l'unicità di ciascuno. Altrettanto ricco di possibilità è l'editor delle abitazioni. Quasi assimilabile ad un software di architetti molto semplificato, in grado di farci creare case spettacolari. È un sistema che mette a disposizione stanze con una forma prefissata, ma che una volta piazzate nell'area di gioco possono essere ruotate, allargate, spostate, modificate, alzando anche dei muri interni per suddividere gli ambienti. La potenza di questo editor la si può notare anche dai particolari più stravaganti. Se infatti si pone una finestra sulla parete opposta a quella in cui è presente uno specchio, nel riflesso di quest'ultimo si potrà osservare addirittura l'ambiente esterno, senza dimenticare che è possibile piazzare barche dei pirati che funzionano come giochi da esterno in cui i nostri sim bambini potranno divertirsi. In pratica bisogna essere dei veri interior designer per avere una bella casa. Quelli che hanno meno pazienza e abilità possono fare comunque un bel lavoro dal momento che Maxis ci mette a disposizione cataloghi di giornali di arredamento in stile IKEA, da cui scegliere intere camere già pronte. In definitiva, quest'ultima fatica di Maxis introduce grandi e importanti innovazioni nel genere, che molto probabilmente riusciranno a suscitare l'attenzione di quei giocatori alla ricerca di un life simulator non banale, ma al contrario molto coinvolgente, sia nelle sue parti di creazione dei personaggi e delle abitazioni, sia nelle fasi di sviluppo della storia. Manca ancora tanto all'uscita del gioco e sicuramente avremo molte altre occasioni per tornarne a parlare. Ma già da ora questo The Sims 4 sembra veramente poter essere il capitolo definitivo della serie. Remember for a long time. Well, this is a good place to wrap things up. Thanks for watching, and we're looking forward to showing you more of our new Sims, creative tools, and more of The Sims 4.